Sì, è andata proprio così. Siamo contenti intanto per come è finita, soprattutto perché volevamo intanto dimenticare la sconfitta di ieri sera ai rigori e anche quella dello scorso anno nella finale terzo-quarto posto con la Francia, che aveva sempre perso ai rigori, e Ale mi ha detto: te la senti di entrare ai rigori? Io me la sono sentita e è andata bene, dai. Senti Stefano, allora che partita hai visto? A un certo punto sembrava veramente difficile raggiungere questo gol. Era una partita iniziata male, tanta sfortuna, errori, si sentiva un po' la stanchezza e anche il peso dell'eliminazione di ieri sera contro la Spagna. Sì, hai detto bene, abbiamo iniziato una partita non nel migliore dei modi, abbiamo anche due giocatori infortunati, Compagno e Pinazar, che gravano sull'economia della partita e della squadra, però i ragazzi sono stati bravi, sono rimasti sempre lucidi, anche quando sono andati sotto non siamo andati subito a cercare il gol perché potevamo prendere l'imbarcata sul 3-1, ma invece siamo rimasti concentrati e avevamo 25 minuti per recuperare, abbiamo recuperato e ci siamo portati anche sul doppio vantaggio. Poi, la Francia è una buona squadra, giocatori che giocano in top club europei, perciò la rimessa in piedi. Noi siamo stati calmi a gestire tutte le fasi del gioco. Una dedica particolare, Stefano, per questa partita. Ma io la dedico alla mia famiglia che è sempre stata con me, alla mia ragazza e al mio allenatore, ai miei compagni che hanno creduto in me, anche oggi quando sono entrato non avevano dubbi che sarebbe andata con la vittoria. Li ringrazio per questo. Grazie Di niente. Stefano. C'è una medaglia al collo, la medaglia di bronzo, l'Italia ha vinto 9-8. Le due considerazioni, Alessandro, dopo un'altra maratona, facendo due conti, l'Italia ha giocato 4 ore e 40 minuti in due partite. Ma la prima considerazione che faccio è un ringraziamento enorme a questi ragazzi qua, a questo gruppo qui, che ha creduto fin dall'inizio che potevamo fare qualcosa. Non è stato facile perché ho trovato un gruppo, come posso dire, un po' squilibrato, nel senso 4-5 ragazzi che avevano ancora i pattini in piedi, alcuni era già un po' che avevano finito. Abbiamo cercato di riunire un po' le forze, di far riposare quelli un po' più stanchi, di aumentare un po' il lavoro a quelli che avevano finito da un po'. Ringrazio anche lo staff. Ringrazio De Gerone, ringrazio Andrea, il preparatore, i due Andrea preparatori, sono stati veramente in gamba perché non è facile rimettere in piedi su una squadra dopo a fine campionato. Sono veramente contento, guarda, sono stati un gruppo fantastico e quindi questo qui penso che sia il giusto merito per il sacrificio che hanno fatto. Per il resto sono felicissimo, abbiamo fatto anche un buon hockey. Mi sarebbe piaciuto onestamente, come tutti, essere a giocare la finale ora. Ci siamo andati molto vicini, ma come ho detto ragazzi, non tarderà un successo perché il lavoro è ben delineato, i ragazzi cominciano a prendere convinzione, forze dei propri mezzi. Siamo vicini a un grande trofeo. Intanto ci godiamo questa medaglia di bronzo che è importantissima perché ci darà ancora più energie per il lavoro e per il futuro. Alessandro, andiamo un attimo al recentissimo passato, cioè la partita che l'Italia ha appena vinto 9-8 ai tiri di rigore. Le scorie della sconfitta di ieri sera contro la Spagna sono. Ma le scorie sono state più che altro fisiche, no? Perché a livello mentale, al di là del dispiacere di aver perso una partita a rigori che avevamo condotto benissimo, ma io ai ragazzi gli avevo detto che il risultato che avevamo fatto era un grandissimo risultato perché un pareggio in casa della Spagna qui, in un palazzetto caldo come questo qui, era stato un grande risultato. Quindi gli avevo chiesto di lasciare fuori la tristezza perché la medaglia di bronzo era molto più importante della tristezza che ci potevamo portare dietro. Sono stati encomiabili veramente tutti. Alessandra, con un'ultima valutazione, adesso la possiamo fare, l'Italia che si è presentata a questo europeo con le assenze di Alessandro Verona, Davide Bambini, ci sono state anche altre assenze come quelle di Federico Ambrosio, eppure l'Italia non si è mai, nelle tue dichiarazioni non è mai emersa questa cosa, tu hai sempre cercato di puntare su questo gruppo e questo gruppo ti ha dato delle risposte. Ma sì, è chiaro che è dispiaciuto a tutti, no, che siano mancati questi atleti qua. Ma io dal primo giorno che abbiamo cominciato i raduni a Recoaro, la prima frase che ho detto
si parte per andare a vincere l'Europeo. Mi fidavo dei ragazzi che avevo, chiaramente qualcuno ha sofferto un pochino, ma per ovvi motivi di inesperienze a questi livelli qua, ma ripeto, sono felicissimo di quello che hanno fatto, del lavoro svolto. Abbiamo preso una strada che presto ci porterà a un trionfo storico.